Ciao a tutti da Chef Giannino, oggi c'ho il mio bastone, il mio San Bernardo e oggi vi voglio proporre una ricetta estiva che c'è poco tempo la sera da far da mangiare, una ricetta estiva. Sono stato da una mia amica in provincia di Como che ha la verdura a chilometro zero, proprio dalla terra al consumatore. Questo non è un supermercato, guardate che bei cipollotti rossi, guardate che belle zucchine, cipollotto bianco, che bella insalata arricciata. Stasera farò una ricetta semplice semplice, dell'hamburger condito con della bella insalata, con una bella cipolla rossa. A questo punto il mio San Bernardo lo mettiamo qua. Guardate che bello, ci prendiamo la nostra cipolla e ricordo che queste cipolle, questo non si butta, si mangia. Chi vuole questa verdura me lo scrive in privato, in provincia di Como. Guardate che bello, ci prendiamo la nostra bella cipolla, la tagliamo. Mamma mia, Giannino, che bello. Questo si tiene da parte, eh? La sbucciamo un attimo. Mamma mia, quanto è buono c'è Giannino. Voi direte, cosa ci vuole? Un po' di verdura. Faremo gli hamburger. Guardate che belli i miei hamburger. Cosa ci vuole? Però, la differenza cos'è, ragazzi? Che questa è verdura fresca. Non è la verdura del supermercato che sta nel frigo. Questa è direttamente dalla campagna. Guardate che bella. Ragazzi, la tagliamo, eh? Guardate che bella cipolla, mamma mia com'è saporita, guardate che bella, e la tagliamo tutta così, eh? La prendiamo e la adagiamo qua, in una ciotolina, eh? Direi che per me basta, va, ancora un po', Faustina, cosa dici? Dai, tagliamola, la mangio tutta, Chef Giannino la mangia tutta, guardate che bel cipollotto, mamma mia, a chi piace, eh? Scusate. Ragazzi, la mia cipollina è qua, guardate che bella. Mamma mia che profumo, ragazzi, che buona. A questo punto non ci resta che prendere la nostra, guarda, c'è ancora la terra, dopo la metteremo a bagno. È proprio insalata nostrana, eh. Tagliamo un po' i gambetti, mettiamo da parte e la tagliamo, eh. Mamma mia, questa è insalata, non è l'insalata dei supermercati, ragazzi. Guardate che bella, ragazzi. Fresca, direttamente dalla campagna al consumatore. Chi la vuole mi comunichi. È Mio! biologica, ragazzi, non è l'insalata dei supermercati. La prendiamo nello scolapasta, eh? Poi la sciacquiamo, andiamo avanti. Prendiamo anche l'altra qualità di insalata. Guardate che bella questa. Questo è un altro tipo di insalata, eh? Ci prendiamo qualche foglia. Guardate che bella, ragazzi. Mamma mia, oh. Vedete? C'è tutta la terra, eh? Dopo la metteremo a bagno e la tagliamo, eh? Finemente, come piace a voi, ragazzi. Io sono in provincia di Como, eh? Chi piace questa verdura mi faccia sapere, eh? Anche al nord abbiamo la verdura buona, eh? Non solo al sud. Guarda che bella insalatina. Ne tagliamo un'altra un po'. Cosa dici, Faustina? Cosa preferisci, questa? Vai, prendiamo questa. Vai. Tagliamo. Questa la scartiamo. Mamma mia, Chef Giannino, insalata e hamburger, semplice ma nostrana. Vai. Seguitemi, vi voglio bene ragazzi. Guardate che roba biologica che si trova nel comasco. Vi voglio bene, amici miei. Il mio San Bernardo, saluta. Ciao, a dopo, seguitemi. Bene, l'insalata l'abbiamo sciacquata. A questo punto prendiamo una ciotola e ci mettiamo l'insalata, che va lavata bene, ragazzi, perché questa viene proprio dalla campagna. Dentro l'insalata l'ho già sciacquata con lo scolapasta, però io vi consiglio di metterla in una ciotola, quella che avete, acqua bella fredda, ci prendiamo un po' di sale. Metti il sale grosso. Brava Faustina! A dopo ragazzi! Insalata con hamburger, con cipolla, tutte cose nostrane, semplici, buone per l'estate. Piatto freddo da Chef Giannino, tutta roba naturale, eh! Ciao! Bene ragazzi, la mia insalata è pronta, pulita, asciugata. Guardate che bella ragazzi, uno spettacolo. L'hamburger è pronto, a questo punto col mio cane San Bernardo. Un po' d'olio,
Perfetto, ci prendiamo il nostro hamburger. Guardate che bello, allora, senza romperlo, eh. Vai, nella piastra ci aggiungiamo un po' di sale e facciamo andare, piano piano da una parte e piano piano dall'altra. A questo punto cosa fa Chef Giannino? Iniziamo a condire la nostra insalata. Ci prendiamo la nostra marmittella, ci prendiamo la nostra bella insalata. Guardate che bella, ragazzi, insalata a chilometro zero, eh, insalata a chilometro zero. Perfetto, Chef Giannino. Ci prendiamo la nostra bella cipolla, che a me piace, cipollotta, a me piace tanto la cipolla, ragazzi. Ci mettiamo ancora un po' di insalatina. Ringrazio Samuela e la sua amica di Colverde, che non mi ricordo il nome, comunque sono stati bravi. Ci mettiamo un po' d'aceto, perfetto. Nel frattempo l'hamburger va, un po' d'olio. Mamma mia, un piatto fresco estivo, ragazzi. Un po' di sale. Ci aggiungiamo ancora un po' di insalatina, dai. Guardate che belli questi piatti in padella. Vedrete come sarà buono. A questo punto giriamo un attimo. Faccio pure lo yogurt. Guardate che bello, giriamo tutto, bello saporito. Mamma mia, ci siamo, ragazzi. Nel frattempo il nostro hamburger lo giriamo, eh, e voilà, vai, ma che bello, ragazzi. Guardate che bella verdura, fa accompagnare l'hamburger, ragazzi. Dal mio San Bernardo, eh. A dopo, vi voglio bene, amici. La mia insalatina con la cipolla nostrana è pronta, il mio hamburger è pronto, lo giriamo da questa parte. A questo punto ci mettiamo una fetta di formaggio sopra, un minuto. Bene, il mio hamburger è pronto, lo adagiamo nella nostra marmitta padella, guardate che bello. Con l'insalata del di Colverde, ragazzi, guardate che bello. A questo punto ci mettiamo un po' di maionese. Ragazzi, cosa c'è di meglio della verdura a chilometro zero? Voi dite, cosa semplice, insalata nostrana, hamburger. Mamma mia, Chef Giannino, guardate che buono. Facciamo un assaggio. Hamburger, una fettina di insalata. Ragazzi, vi voglio bene, uno spettacolo, buonissima. Ringrazio Colverde, iscrivetevi al mio canale, grazie a tutti.